gazebo segnala il clandestino, ne sono state lette di tutti i colori, hanno detto peste e corna della Lega, siamo finiti nel tritacarne mediatico. In realtà, come abbiamo già detto in altre occasioni, l'unica cosa che noi chiediamo ai cittadini è un appello alla responsabilità, affinché non ci sia nessuno nel nostro paese che si permette di lucrare alle nostre spalle, di fare i soldi, con i soldi che Renzi gli dà per tenersi in casa i clandestini, lasciando poi queste persone in groppa alla nostra comunità, perché una volta che queste persone avranno esaurito i benefit e le erogazioni ministeriali, resteranno qui, prenderanno la residenza, prenderanno i servizi sociali, prenderanno le case popolari. Noi abbiamo un'amministrazione che già tante volte si è vista assegnare a queste persone tutta una serie di servizi che agli orseani spesso e volentieri non vengono dati. E allora perché portarne altri? Perché giustificare chi, con la scusa dell'accoglienza, con la faccia buona di chi vuole fare del bene, ci porta in casa l'immigrato? Questo la Lega Nord non lo vuole, e quindi segnala il clandestino significa segnala coloro che tradiscono la comunità di Orzi Nuovi. Questo è quanto, vi invito al gazebo, siamo qui e ci sono i volantini che dicono l'unica versione ufficiale, che è quella della Lega Nord di Orzi Nuovi. Siamo venuti a sapere che i consiglieri quota Forza Italia, Bulgari e Nobilini hanno chiesto ai loro partiti di dissociarsi dalle iniziative della Lega Nord. Mi sembra solo giusto precisare che la Lega Nord porta avanti le sue battaglie in piena autonomia. La Lega Nord non è rappresentata in consiglio comunale, quindi noi rispettiamo le scelte di questi consiglieri, ma noi non abbiamo chiesto proprio l'appoggio di nessuno. Noi abbiamo fatto la nostra campagna. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me.